Nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritroviamo in una pandemia, che la vita non è né come si teme né come si spera. Va, e questo è l'importante. Cerchiamo di guidarla, cerchiamo di indicarle la strada, ma fa quello che vuole. Arriva di colpo quando meno te l'aspetti. Arriva l'amore, arriva il lavoro, arriva una giornata di sole di primavera dopo mesi di pioggia. Che poi ci basta poco. Una canzone che ci emoziona, un concerto che esci e non hai più voce, un bacino di tua figlia. Un aereo e un'altra città dove poter mangiare schifezze, un tramonto al mare, un gol del Bologna. Noi, che quando eravamo giovani, erano bei tempi, ma lo erano perché eravamo spensierati, ci svegliavano i bacini, non i pensieri. Lo erano perché un pallone e due magliette, una bici e due pastine, ed era magia. Lo erano perché non c'era bisogno di troppo, lo erano perché non era mai troppo, troppo caldo, troppo stanchi, troppo tardi, ma non erano bei tempi, eravamo belli noi. E allora siamo qui, nel mezzo del cammin di nostra vita, che cerchiamo di prendere al volo tutto quello che di bello ci porta questo cammino, cercando di far più strada possibile con le persone con cui stiamo vivendo, fermandoci ogni tanto a bere qualcosa, spesso, fermandoci ogni tanto a guardare, non solo vedere. La vita è un autoscontro dove da tutte le parti ci arrivano addosso, ma noi teniamoci forte, anche se non abbiamo la chiave per fare tutti i giri. I nostri giri sono i più belli.